È sufficiente poco più di un quarto d'ora alle ragazze del Bardolino Verona per spegnere gli ardori del Toro e chiudere la gara in proprio favore. L'obiettivo di Boni e compagne era quello di ottenere con il minimo sforzo i 3 punti per concentrarsi poi sull'imminente gara di Champion del Bentegodi. Obiettivo centrato con fin troppa facilità dalla truppa di Longega, che passa in vantaggio al secondo affondo. Melania Gabbiadini, al rientro dopo l'infortunio, viene servita da Tuttino e trafigge la numero 1 granata Serafino. Il Torino accusa il colpo ed appena 4 minuti più tardi subisce il raddoppio veronese. Azione partita da Sorvillo che lancia Dadda, cross per Pagliotti che di testa prolunga a smarcare Gabbiadini. La prima conclusione al volo dell'attaccante bergamasca si stampa sull'incrocio, ma la Speedy Gonzales riprende e insacca il gol della doppietta personale. Il Bardolino Verona controlla a piacimento la gara e si rende pericoloso in un paio di occasioni con Patrizia Panico. L'attaccante romana, prima dello scadere del tempo, centra la rete del 3-0, incornando alla perfezione sotto la traversa il pallone crossato da Giorgia Motta. Nell'intervallo, mister Longega lascia negli spogliatoi Brunozzi e Tuttino, sostituite da Picarelli e Girelli. Il monologo gialloblu non cambia nella ripresa, con la quarta rete veronese che arriva ad appena 35 secondi dal fischio d'inizio. La neo entrata Girelli tenta la conclusione da fuori area. La sfera respinta dal portiere Granata viene ripresa da Pagliotti che ribadisce in rete. Valentina Boni delizia il pubblico con numeri di alta classe. La piccola fantasista veronese prima tenta di battere il portiere locale con una conclusione acrobatica, poi con un pallonetto toccato in angolo da Serafino. Al terzo tentativo la numero 10 riesce a scrivere il proprio nome sul tabellino della partita. Delizioso il pallonetto che batte Serafino e fissa il risultato finale sul 5-0. Archiviata senza difficoltà la pratica Torino, ora le gialloblu possono concentrarsi sulla gara di Champion del Bentegodi. Giovedì con l'Olympique Lyonnaise sarà sicuramente un'altra musica. Servirà una prova superlativa di tutto il collettivo veronese per affrontare ad armi pari la corazzata multinazionale francese.